particolare, prendi tutto qua. Allora è iniziata la gita al Cedo Rimini, la gita più potente di tutta la storia, e stiamo andando a prendere alla stazione Arianna, detta anche Bacio Lesbo, che ci aspetterà tra 10 minuti alla stazione di Massa. Giorno il diario di bordo, abbiamo appena preso Arianna, guarda, stiamo andando a prendere Andrea e il CD di Giorgio Vanni, perché qualcuno mi ha impedito di portarlo, però lo porta lo stesso. E dove devo andare? Allora, aggiornato il diario di bordo, sentite la musica. Siamo riusciti a prendere anche Andrea, e vi prendi Andrea dietro. L'abbiamo fatto. Quindi adesso inizio ufficialmente la gita al Cedo, e se non ci perdiamo in teoria a mezzogiorno. No, non lo dire. In teoria a mezzogiorno. Me l'ero scordato, dobbiamo mettere il cantiere perché ci perdiamo, se no. In teoria a mezzogiorno arriviamo, teoria. In teoria. Se non contando perdiamo. Che ci si perderà, si arriverà alle 3:30 di notte. Ok, quindi ci aggiorneremo semmai quando ci perdiamo. Allora, ci siamo persi. No, in realtà bisognava girare nel momento in cui il navigatore è caduto, e quindi non sapevo dove bisognava girare. Ci voleva far prendere per Roma, io ho detto no, faccio di testa mia, andiamo a Bologna, e là il navigatore si deve essere incazzato, ci ha fatto uscire a Mugello, e adesso siamo in casa. Non lo so dove siamo. Poco fa abbiamo superato Aglie e le Caprette, quindi... Sì, c'era tipo un cartello pericolo vacche. Pericolo vacche. C'era un crocifisso qua, morto. Quindi, boh, probabilmente la mia teoria è ci fa superare gli Appennini, Mordor, e ci torniamo di là dall'Italia, no? Dall'Italia? Cioè, dalla parte di là dove il sole sorge a mare invece che a monti. È il mondo degli incontrari di là dall'Italia. Ma ci sarà una volta nella vita dove si andrà da qualche parte e si perde? Ma non siamo ancora persi. Ma guarda, è capace che se siamo in un labirinto si trova subito l'uscita con te. Se invece la strada è dritta ci perdiamo. No, dai, vi faccio vedere un po' di paesaggi, no? Ma questa autostrada, che palle! Sta per spingere la macchina. Bene. Dai, guarda bene. È bellissimo. Guarda, montagne, colline, la natura proprio. Morti, macchine che vengono addosso a noi. La natura proprio. Giovanni, che lo stiamo ascoltando già da un'ora e là. Siamo al secondo CD. Oh, guardate, una casa. Non è la casa di Frodo. Guarda, siamo nella la casa di Frodo. Signor Bilbo, stiamo partendo per un'avventura. Siamo dimezzati, però. Cavolo, c'è da fare un video dove arrivi te vestito da Gandalf, fossi tipo a casa di qualcuno. Sì, sto cercando qualcuno con cui condividere una gita del cielo. No, per l'amor di Dio, no! Guarda bello, dai, guarda che paesaggi. Guarda, invece del contratto fai un'assicurazione sulla vita. Esatto. Un ciclista. Ma almeno ci sono le abbozze. C'è un palo della luce. Ma bello, io non l'ho mai visti così in alto. È una fionda, cos'è? È una fionda, siamo in altissimo, o purissimo. Andiamo verso il Monte Everest. Ma veramente. Adesso scenderemo prima o poi, no? Comunque no. Le gite quelle classiche, no? Dove parti, arrivi e vedi la città, sono brutte, più bello parti, non sai se arrivi. se arrivi hai affrontato l'avventura. Quelle sono per chi si perde, fammi trovare la via. Allora possiamo andare tra un po'. Guarda bello, non avete mai visto un paesaggio così? Siamo. Adesso non c'è la strada, voli. Monte Carrelli. E se si va su di qua? C'è il Monte Carrelli dove puoi fare la spesa. Senza mettere la moneta, ci sono i carrelli. Vabbè, perché sennò dopo ci danno lo strike per la musica. Stiamo scendendo ora. Oh, ora è tutta discesa. E ora non si risale. Case! Chiediamo indicazioni. Sai quegli ostelli, quelli abbandonati dove c'hanno c'hanno la legna, vuol dire che non hanno neanche riscaldamento. No, sono soltanto mattatoi. Esatto. Mattatoie. Yeah. Infestati. Autofficina, quindi si rompe la mano. Sta venendo un misano. Perfetto. Io ho fame. Sto cominciando a sentire fame. A me sta venendo il crimine, quindi. Beh, valle di fiera.
Quanta pelle. Il paesaggio merita la multa che ho appena preso. Forse. Le balle. Oh, quindi possiamo andare a 90. Ma è bello davvero. Sì. Però sai com'è? Tagliamo di qua. Mi piacerebbe andare lì. Cioè siamo un mezzo quanto al cielo. Vedi l'autostrada, la ci fa anche vedere, vedi? Quella è là. Questa qui è Strayway. Se prendevate di qua. Veramente. Sta sfottendo il navigatore. Bisogna arrivare laggiù. Guarda bello, un padre, spam, cosa è? Bene, siamo arrivati finalmente a destinazione, a Rimini. Quindi arriviamo alla musica, se no ci fanno parte. Già, già, già. E io mi metto in borghese, cioè la mia tenuta di lavoro, perché almeno nessuno mi riconosce, non ho già riconosciuto in 10 arrivare fino a qui. In che senso? Qui abbiamo un Arlecchino di colori. Non potremo più pubblicare questo video. Fantastico. E niente, ce l'abbiamo fatta dopo peripezie e peripezie. E basta. Non sono Alcedo, sono Batman. Io direi di partire con noi due da sole, che magari prendiamo in giro. Poi fermiamo i vari cosplayer e facciamo le cazzate insieme. Vai. Loro saranno i primi perché sì. Sono già. Vabbè, la ripresa da sole la possiamo fare anche dopo. Iniziamo subito con loro. Dai, dai. No, leva. Perché però lei, io e la ragazza stiamo insieme, secondo della gente, quindi mi dispiace. Non lo sapevo io, ma ha detto vai. Vai, quando vuoi. Vai, quando vuoi. Aggiornamento del diario di bordo, siamo al secondo giorno e abbiamo già pranzato con Andrea Barbieri, detto Voldemort gay, e il manga di Lucky Star, Samaki, chiama Nobel, Alex. E volevo fare un video, però ho detto no, ho dimenticato la Xiaomi in hotel, e poi in realtà ce l'avevo dietro, quindi cioè, cose così. Adesso stiamo andando in fiera perché a quest'ora apre. Fa il video interviste e stiamo aspettando la battona all'angolo, eccolo lì. Salve, salve. Bene, adesso che abbiamo preso la battona ci dirigiamo in fiera. Se ti vuoi. Magari vai subito dopo. Dopo. Ma quindi ti fai Juve? Io Juve? Sì. Assolutamente no. Ma come no? È più Siena. Ah, vabbè. Ci vediamo alla prossima puntata. Aggiornamento diario di bordo. Siamo arrivati alla sera dell'anime night, però non so se ci andiamo. Però vedete mi sono vestito. No. Però adesso stiamo andando all'American Graffiti con Crudelio Demon. E ci stanno. Non lo so, è un grande angolare, riprenderà tutta la stanza. Perché mi sto riprendendo le cose dalla bocca? E sto riprendendo sì. Tagli questa parte. No, non la taglio, è un backstage, non taglio niente, non lo voglio tagliare. E comunque là ci stanno aspettando link in descrizione e la ciuciara. E che devo dire? Nulla, volevo dire qualcosa. Ah sì, abbiamo incontrato quelli di Scarpetta Rossa e se me farò un videoblog a parte dove spiegherò meglio le cose. Mi hanno proprio fermato dicendomi abbiamo visto il tuo video. E cioè, che è successo militare che? C'è la parrucca è uguale. Che cos'è? È un cino l'altra sera. Ah! Ho messo una parrucca un po' più corta. Basta che sia un bagno. Rimini.
Rimini Comics è traducibile in Granita Comics. Granita, al Cedo Tour Granita. Il prossimo anno faremo un crowdfunding. Crowdfunding. Sì, ti sentono con questo casino qui. Un crowdfunding faremo, perché almeno farò la Cedo Granita Tour. E se no non si sente una sega. Cioè voi mi pagate e io basta Cristina Vera che canta sta merda. E io farò basta che te questa merda. E stai zitta che non si sente se no. Allora, ma che parole farò il giro di tutti? Si riesce a parlare. In poche parole, io andrò a fare il giro di tutti i locali di Rimini e però tutte le granite e farò questo al Cedo Granita Tour. Grazie, vai, divertiti, godi della vita. Ciao ragazzi, mi raccomando, ricordatevi che nessuno muoia senza aspettarmi, hai capito? E come saluto non te garbato? No, assolutamente no. Diario di bordo, ultimo giorno a Rimini, partiremo non so a che ora, ora non ne ho voglia, siamo davanti alla fontana che il primo giorno era bella limpida e adesso gialla. Con due ciabatte. Con due ciabatte. Voilà. Siamo qua in presenza del cheerleader Tamaki Yamanobe. Cheerleader, sì, no? Oh, il Game Pub della Wii. Stiamo aspettando Andrea che dovrebbe arrivare a momenti. Volevamo prendere un succo di frutta ma il bar è chiuso. Però di là forse c'è un altro bar aperto, no? Di là. Ieri non c'era, ci ho parlato, ma ha detto che non c'era. No, c'era, anzi ora andavo via. Prendo 16.000 caffè e guido per 14. Ieri stava all'hotel Annetta. Sì. Che non è qui. Sì, è qui. Sì, ma un po' lontano. È 20 minuti di passeggiata, però c'è. Ieri gli ho scritto, io il mio unico sogno era farmi insultare da questo ragazzo. Vabbè, ma sono imbecille, cioè ti guardi allo specchio e sei già insultato. È un grande, cioè ragazzi è un grande questo. Vaffanculo. È l'ultimo aggiornamento del diario di bordo, siamo qua con un cespuglio di muschio. Quindi credo che pranzerò e poi partirò e ti vogliono fare le foto. Siamo. Ah, sono io, sono brutto e sono qui e fa caldo. Io accompagno lui. Vantatevi. Comunque saluterò Rimini con questa magia. Va a vedere la magia. Visto? Che magia. Ci vediamo al prossimo anno per Rimini, giusto? Al prossimo anno.